Buon pomeriggio, benvenuti a Montesilvano, Silvi Marina per l'esattezza, per la Montesilvano Futsal Cup 2015, la finale dei Pulcini 2004-2005 sul parquet Aosta e Virtus Romanina. Sul secondo palo, non arriva il portiere! Masillo 1-0. Masillo è più veloce di lui. Bisogna partire il numero 7 vicinissimo al palo. Come per la Aosta, manca solo il fischio. E arriva ora, parte la conclusione forte. Mamma mia, che gol della Aosta che pareggia i conti con Jotaz 1-1. Quattro dentro, allontana il destro alla difesa. Campo anche il numero 3 per la Virtus Romanina. La palla qui recuperata dal numero 8, dentro e il palo ancora una volta il numero 9. Super conclusione, super risposta qui del portiere. Il portiere allontana, la volta che ci può riprovare. Zanini non trattiene, allora contropiede qui, la palla messa dentro l'area di rigore, esce il portiere, super occasione per la Virtus. Allora con il destro, Santo Paolo la tiene, Zanini, la sta in vantaggio con il gol del numero 7, ribalta tutto, 2-1. Zanino sul fondo. Santo Paolo era gioca ancora per un compagno, Masillo non trova. Allora Zanino mette dentro, gran palla che filtra. 3-1 della Aosta. Rossero porta sul doppio vantaggio i suoi. Iota si è pronto per la rimessa. Che filtra, è stata una deviazione, ma il gol del 4-1 della Aosta direttamente dal rinvio. Santo Paolo rischia molto, Santo Paolo pare che rimane lì, la conclusione e poi il miracolo sulla linea. Secondo palo, Neivoz non aggancia, a due passi dalla porta. Con il destro, il miracolo del portiere. Parte Zanini con il suo destro, con la traversa. Può partire, gran numero qui da parte dell'11, la mette dentro, di Marte, arriva un compagno, supera il portiere e poi da due passi non riesce a centrare la porta Emiliani. Lontana di destra la che rimane lì, questa volta non sbaglia Emiliani, accorcia la Virtus 4-2. Attenzione per Furfaro, buonissimo al gol e poi il tocco con la mano e calcio di rigore per la Virtus Romanina che nel finale potrebbe riaprirla veramente. Parte Furfaro e la parata, salva tutto Treves che mette in angolo. Recupero qui di Zanini, Zanini! Addosso il portiere. Dentro per Gaglione, palla che rimane lì ancora! E la seconda è buona per Gaglione per segnare il gol del 5-2 che è quello che regala la vittoria ai suoi.